Dalle 10 di questa mattina la bara di Davide Reboli è esposta davanti alla curva nord dello stadio Garilli di Piacenza in una struttura coperta dove tutti i tifosi possono venire a compiere l'ultimo saluto. È stato un pellegrinaggio continuo da questa mattina alle 10. Sono tantissimi tifosi, ma anche tantissimi cittadini che hanno voluto rendere omaggio a Davide Reboli. Davide, ci manca tanto. Vuoi dire due parole su chi era Davide per voi della famiglia? Ma Davide chi era? Basta vedere la folla che c'è stata fino adesso, dice tutto, non c'è bisogno di dire che io dica chi era Davide. Davide l'hanno conosciuto tutti, era un tifosissimo del Piacenza, ma però era anche una persona straordinaria, perché tutta questa gente che gli ha dimostrato affetto, se non fosse stata la persona che era, non ci sarebbe stata. Insomma, dice tutto questo movimento di gente che viene a trovarlo. Dice già tutto questo qua, non c'è bisogno che io dica chi era Davide. Ecco, su YouTube, sul nostro post, abbiamo visto tantissimi commenti di tifoserie di tutta Italia. Si dice che le tifoserie sono uno contro l'altro, non van bene queste cose, però poi alla fine abbiamo visto tante città unite proprio per questa prematura di partita di Davide. Ma questo è il mondo ultras, cioè, ci sono rivalità, è ovvio che ci sono sempre state, ma poi ci sono dei riconoscimenti oggettivi e tutti riconoscono il personaggio di Davide oppure altri personaggi che ci sono stati in precedenza, come è stato anche mio fratello Marco. Negli ultras è questo, c'è una forma di rispetto grandissimo in questo mondo qua che molta gente vede in un certo modo, lo vede sì. Si fanno degli errori essendo ultras, ci mancherebbe altro, non sto qui a difendere certe cose, però poi c'è anche una morale negli ultras che molta gente non conosce e questa è una di quelle. E anche un'unità alla fine. Anche un'unità, sì, quello senza ombra di dubbio.